Questa è una pasta e fagioli, una qualsiasi pasta e fagioli. Non posso dire che è migliore di altre o che è la più saporita. Ecco, è una normalissima pasta e fagioli. Vi è però altro, un qualcosa che non ha niente a che fare col gusto, un qualcosa che ai miei occhi la rende unica e irripetibile. Un qualcosa che nella sua particolarità la rende speciale. Ma che vuol dire speciale? Niente. È solo una parola, a cui addossiamo sensazioni ed emozioni che proviamo a riprodurre all'infinito. Ciò che resta, alla fine, è solo un invito. È come dire: ti invito a considerare questa cosa come speciale e ti spiego il perché. Ma speciale non vuol dire niente, è solo una parola. È tutto ciò che la circonda che gli dona vera bellezza. Non tutte le paste e fagioli sono uguali, e questa è stata una delle più normali che io abbia mai mangiato. Benvenuto a casa Meari. Noi siamo i ragazzi dell'associazione La Bottega dei Semplici Pensieri, un'associazione di volontariato che si occupa di formazione e inserimento lavorativo di ragazzi con la sindrome di Down e lievi deficit intellettivi. E questa è casa nostra da più o meno un anno. È un anno. Un anno più o meno. Sì. E viviamo questi ambienti tutti i giorni della settimana. E quattro giorni più gli eventi del fine settimana. Sì. E oggi ti mostriamo com'è la nostra giornata tipica qui in associazione. Questo è l'ingresso di questo grande giardino di questa villa che è stata confiscata alla Camorra e ci è stata concessa in gestione per i prossimi 10 anni dal comune di Quarto. Noi abbiamo partecipato a un bando con un progetto il cui titolo era Controvento, e questa è una casa della legalità e delle associazioni. Okay. E vuole essere soprattutto un punto di accoglienza e di incontro con il territorio e quindi farsi faro non solo di tutte quelle che sono le politiche per la legalità, ma in particolar modo per tutte quelle che possono essere le attività di inclusione. E che tipo di attività fate? La mattina è quotidiana l'attività del laboratorio creativo, poi essendo così tanti ragazzi loro vengono divisi per gruppi e c'è un'attività che è anche quotidiana che è quella della cucina, perché ovviamente la formazione dei ragazzi è indirizzata all'ambito ristorativo. Tra i nostri progetti c'è quello di aprire un bistrò all'interno di casa Meari e poi ci sono tanti laboratori che si alternano durante la settimana. Al momento è attivo un progetto per il perfezionamento delle loro attività di barman, è un progetto che si chiama Professione Barman. E c'è un progetto quasi perennemente attivo che è un progetto di autonomia, che quest'anno è diventato un progetto di autonomia di coppia, dove i ragazzi imparano ad acquisire. Noi impariamo a gestire la cucina, a vasende domestiche, a pulire. Ok. E poi a fare la spesa. Io mi chiamo Francesca Esposito. Frequento da 10 anni alla Bottega dei Semplici Pensieri. Okay. Qua siamo alla villa Meari, associazione confiscata. Confiscata alla Camorra. Ah, e perché si chiama casa Meari? Perché noi prima stava una macchina che si chiamava la macchina antica, che si chiama proprio casa Meari. Ok, quella di Siani, del giornalista Siani. Il giornalista Giancarlo Siani. Ok, quindi in onore della sua macchina questa associazione cooperativa l'avete chiamata casa Meari. Sì. Quanti ne siete qua, Francesca? Noi siamo 20... 30. 30.
Perché sei la sua assistente? Allora, sono la sua assistente perché in questo momento Francesca sta lavorando per la cooperativa con un tirocinio formativo. Okay. Che si occupa di segreteria e comunicazione. Okay. Io in particolare mi occupo della comunicazione della bottega e della cooperativa La Quercia Rossa. Ottimo. E quindi in questo momento io sono la sua assistente perché okay. oggi è lei che ha le redini della giornata. Ottimo, va bene. E io sono ai suoi ordini. Allora portami tu a conoscere anche gli altri, che ne dici? Ok. Ok, andiamo. Andiamo. Allora, per il momento abbiamo i nostri ragazzi che nella giornata di oggi hanno cucinato pasta e fagioli in salata di pomodori. Da chi iniziamo? Chi vuole farsi conoscere? Sono io, Ida Mezzacapo. Ok, ciao, piacere. Che cosa fai nella vita? Ho fatto pasta e fagioli e salata di pomodori. Perfetto, quindi sei una cuoca, mi dicevi? Io sì. Ok. Spero che ti piace. Ok, adesso la proviamo. Quindi sei una food blogger, giusto? Si dice cuoca. Da quanto tempo stai qua? Parecchio. Parecchio, tipo un anno? Dall'anno scorso. No, ah. Da quanti anni sei in associazione? Tanti anni. Tanti anni, Paolo. 2, 3 anni. Lei ti sta suggerendo? 10. 10 anni? Mamma mia, eri proprio piccola. Ottimo. E poi c'è il mio amico Marco Pannini. Okay. E io sono barista, che cucino. Allora, lui è barista. La mia passione, a me mi piace di più cucina. Ok. Ho preso diploma. Okay. Però è meglio di più bar. Ok. Che non c'è il diploma. Che qual è la differenza tra lavorare nel bar e lavorare nella cucina? Questo non lo so. Come non lo sai? Tu dove lavori, so, in cucina? A me di più bar. Ok. Perché la cucina è più stanca. È stancante, sì. È pesante. La cucina, il lavoro, è più pesante come una sala. Chi vuole fare un'intervista? Dai, una. Voi piano piano. Se non andava paverissima questa, Ma presento la mia amica proprio di infanzia, che si chiama Mariangela Urte. Ottimo, ciao, piacere. Quanti anni hai? Da quanto tempo sei qua? Da 10 anni. Ah, pure tanto. E che cosa ti piace fare nella vita oltre alla cucinare? Di più di tutto. Che cosa ti piace fare? A ballare. Ah, ballare. Che cosa balli? I pop. Ah, ottimo. I balli di abbassata. Allora dopo balliamo un po', allora, però la telecamera è spinta. Vabbè. Che io non so ballare, quindi. È vero. Come è vero? Che ne sai che non so ballare? Presento la mia amica Valentina Sciullo. Ok, ciao Valentina, piacere. Ciao. Ok, la tua mansione qui qual è? Cucina fagioli. Ah, cucini prevalentemente pasta e fagioli? Sì. Ok, va bene. E che cosa ti piace fare oltre alla cucina? Piace salsa, ballare. Ah, quindi sempre salsa, quindi sì, o cucina o ballo, sempre. Balli a coppia. Ok, con chi sì. balli in coppia? A tutti. Con tutti? Con chi balli in coppia? Con Angelo. Con chi? Ma Angelo. Angelo? Ma Angela. Ah, in coppia con Angelo. Ah, okay. Angelo. Ah, va bene. Mariangela, va bene, sì. Perfetto. Ma andiamo a presentare gli altri sopra. Ok, al piano di sopra, perfetto. Mi sì, fai strada? Piano sopra, sì. Ok, andiamo. Permesso. Salve. Qua buongiorno. È insegnante del creativo, allora. Cristina. Ciao, buongiorno. Posso disturbare? No. I lavori di pasta. Ciao. Cosa state facendo? Grande? Ghirlande per pasta. Perfetto. Poi che farete con queste ghirlande? Ci mettiamo l'arancia e le nastrine. E poi il secondo laboratorio che sta di là, che è il...
permesso è laboratorio cura per sé che presenta Benedetta Landolfi che sta al telefono. Ok, ciao, non ti preoccupare. Che cosa state facendo qua? Allora, qua stiamo facendo un lavoretto per la festa del papà. Ok. Che vogliamo ovviamente presentare, non lo so, alla festa del papà, fare un cartellone, ancora siamo in fase di organizzazione. In realtà dovrebbe essere un portacellulare, quindi lo stiamo facendo con le bacchette, le stecchette del caffè, che riutilizziamo, quelle che non usiamo, stanno dipingendo e io e Mario invece stiamo incollando per fare la base del portacellulare. Qualcuno di voi vuole parlare? Sì, yeah, Mario. Sì, Mario. Mario è un protagonista eccellente. Ciao Mario. Ciao. Quanti anni hai? Io ho appena compiuto 31 anni. Ok. Sabato prossimo. Siamo coetanei più o meno. Sì. Ma quanto tempo stai qua? Sono da per un po' qua. Un anno. Ah, ok. È divertente stare sì, qua? Sì, è divertente che siamo tutti amici, anche degli volontari okay. che stanno vicino a noi. Ok, ma tu sei fidanzato oppure? Io sì. Ok. Si chiama Maria Maione. Okay. Ha appena fatto un anno insieme. Ok, auguri allora. Grazie. Ok. Più o meno sono tutti fidanzati. Sì, tutti fidanzati. Ok. Quindi sì. E come mai questo bisogno di amore? Chi ve lo fa fare? È perché è una cosa naturale. Noi giovani siamo sempre degli innamorati qua. Okay. Ma voi noi napoletani siamo passionali voi. Certo. Siamo romantici. Sì, facilmente io, tantissimo. Okay, presentami un po' tutti quanti, perché non me li ricordo più. Sì. Allora, Mario. Abbiamo Mario. Io mi chiamo Mario. Poi abbiamo Marco. Palmieri. Poi abbiamo Maria la Volpe. Poi abbiamo Giorgia Cortese. Okay. Poi abbiamo Valentina. Poi abbiamo Flora. Flora. Poi abbiamo si chiama Anna Chiara. Quasi tutti. Quasi tutti fidanzati? Sì. Okay. Ad esempio tutti chi? Allora Marco Palmieri, Giorgia, sì. Mario. Ah, tutti quanti però. Sì. E soprattutto io. Soprattutto tu, che quanti ne hai? Uno solo. Ah, uno solo, ah, pensavo più di uno. No. Dove andiamo adesso? Andiamo in cucina che stanno mettendo i piatti per cucinare, per mettere in impacchettare il pranzo. 4, 5, 6, 7. Fammi controllare. Ida, ma cucini tu o cucinano loro? Cucinano loro. Ah, cucinano loro. Frigo. Ok, vedi vabbè. Che hanno fatto questo. Ah, hanno fatto bellissimo. Frigo, guarda, per chi non può avere fagioli. Adesso stiamo facendo gli spaghetti e la pasta mista e poi mettiamo a tavola. Ma se voglio... Vai Ida, facci vedere. Ok, questo è per Marco. Non è solo Marco, amore, sono 5 di loro. Tutto dipende da te, in questo momento. Se fai cadere la salsa non si mangia. No. Avvicinati questo qua così, ecco, vedi? Ok. Chi è che mangia spaghetti al sugo? Ma siamo all'ora di pranzo. E abbiamo finito di mangiare. A me sono buonissimi quei pasti a fagioli, Maria Angela, Ida, sono bravissimi cuochi. Poi abbiamo Simona, non vuole intervistare, Sara che ancora sta mangiando i pasti a fagioli, come sono? Buoni. Buoni? Poi abbiamo Manuel che ha finito di mangiare la pasta al sugo. Pasta al sugo. Com'era questo pasta al sugo? No. E poi abbiamo Giorgia che sta mangiando ancora i pasti e fagioli.
è buonissimo. Complimenti a Ida. Poi abbiamo a Maiandela che ha finito i pasta e fagioli. Come sono? E sono buonissime. Questa è la bella Florinda, che è fidanzata di Alessandro, e Marco sta zuppando il pane con il sugo, vero? Certo, certo amore. Poi abbiamo questo Marcolone che mi ha dato pasta e sugo. Com'è il tuo pasta e sugo? Una! Buona? Ma ho detto che siete una coppia, giusto? Sì, sì. Ok, da quanto tempo state insieme? Noi siamo insieme da un anno. Da un anno, okay. Però noi siamo conosciuti quando avevamo piccoli. Quando eravate piccoli? Sì, ragazzini. Da ragazzini. Ok, quando è che avete deciso che volevate stare insieme? E abbiamo scoppiato quest'amore dalla Cosira. Quando? Sulla nave di crociera. Ah, ok, siete andati in crociera insieme, sì. Avete deciso sì. di mettervi insieme? Sì. Ok. Mario, che cosa ti piace di lei? A me tutto. Tutto ti piace di lei? Tutto, tutto. Sia fisicamente che caratterialmente? Sì, sì, è una ragazza dei miei sogni. Ah, bellissimo. Uh-huh. E cosa che non ti piace di lei? Cosa ti fa arrabbiare? No, a me non mi fa arrabbiare. Mi coccola, mi dice tante cose bellissime. Lei non fa queste cose. Ah, ok. È perfetta per te allora? Sì, perfetta per me. Benissimo. E tu invece? Che cosa pensi di lui? Cioè, come cosa che ti piace di lui e cosa non sopporti di lui? Ho sempre voluto a lui quando ero piccola. E cosa che ti piace di lui? La sua dolcezza. La sua dolcezza. E cosa che non ti piace di lui? Cosa che non sopporti di lui? È un poco testardo. Quali sono i vostri progetti per il futuro? Allora, noi aspettiamo l'8 luglio perché c'è un matrimonio, una nostra cugina. E mia cugina. E che facciamo una vera proposta del matrimonio. Ah, e non si dice, la devi fare la sorpresa. Però a lei non si piace le sorprese. Ah, vabbè, avete programmato una sorpresa, sì. Praticamente. Allora, tu sì. Vinciti sorpresa, magari. Dici, ah, non me l'aspettavo, invece già lo sapevo. Sì. E poi piano piano ci sposeremo. Ah, vi volete sposare? Come vi immaginate il vostro futuro? Vabbè, il nostro futuro è tutto benissimo, è tutto perfetto. Ok. Dove vedete un bel futuro insieme, felici? Sì, sì, sì. Ok. Allora, chiudiamo così. Date un messaggio a tutte le coppie che come voi si amano. Allora, io do un messaggio a tutte le coppie che si amano. Che cosa gli consigli di fare? Qual è il tuo consiglio? Amatevi sempre. Amatevi sempre con tutta la vita che avrai davanti, dei nostri sogni. Ok, grazie. Ciao ragazzi, come vi chiamate? Io Alessandro. Alessandro? Flora. Flora. Da quanto tempo state insieme? Fine maggio. Da fine maggio, quindi da circa un anno. Alessandro, cosa ti piace di Flora? È Flora bella. È bella? È dolce. È dolce? È una bella donna. Ok, una bella ragazza, una bella donna. Ok. Invece cosa ti piace di Alessandro? È gentile? Sì. Sì, date un messaggio a una coppia che come voi si vuole bene. Mamma mia. Amore mio. Devo morire. Vuoi portare? Sì. Ok, amore. Ottimo, grazie. Qui c'è Marco che vorrebbe fare un appello. Che cerca una ragazza. Ok. E non te ne andà. Allora, come deve essere questa ragazza? Abbiamo detto alta. Uno. Formosa. Uno. Capelli biondi. Uno. E poi?
deve essere gentile, sì, sì. E poi deve saper cucinare, c'è, cioè, la donna perfetta praticamente. Non è facile trovarla così, eh? Vabbè, comunque noi facciamo questo appello, non si sa mai. Se mai dovesse esserci una ragazza che ha queste caratteristiche, si faccia avanti. Ok, perfetto. Ciao, mi chiamo Giorgia, mi piace questa associazione, grazie ai tutor e grazie a tutti. Ho iniziato da poco, okay, e mi piace molto di stare qua con, okay, tutti i miei amici. Quali sono le tue passioni? Le passioni sarebbe il bar, ok, la cucina dell'associazione, ok, e poi il mio futuro, voglio lavorare fuori. Dove fuori? Al ristorante. Ma fuori Napoli? Sì, fuori Napoli. E dove? Dove ti piacerebbe lavorare? A Via Duomo, vorrei. Ah, Via Duomo a Napoli? Sì. Ah, e perché proprio a Via Duomo? Perché là ci trovo il mio fidanzato. Ah, ok. E lui lavora là, a Via Duomo? Sì, lui abita a Via Duomo. Ah, abita a Via Duomo? Sì. Ah, ok. Come? Da futuro voglio lavorare. È la mia passione. E come lo vedi il tuo futuro? Cosa ci sarà secondo te per te nel futuro? Nel futuro voglio sposarmi con il mio fidanzato. Ok. E avere i soldi soprattutto. Ti piacerebbe, sì, avere i soldi? Sì. Essere ricca, quindi diventare, sì, ricca. Ok. Io mi chiamo, poi io ti guido Marco, ma per tutti gli amici mi chiamo Marco P. Marco P? Sì. Ok, quanti anni hai? 32. 32. E cosa ti piace fare nella vita? A me lavorare come pizzaiolo. Come pizzaiolo? Sì, però a me di più mi piaceva fare il corso di bar, il barista. Ah, ok, va bene. E che cosa e cos'è che invece non ti piace fare? Cos'è che odi? Niente. Ti piace fare tutto? Tutto. Ok. E cosa vedi nel tuo futuro? Cosa ti aspetti? Il mio futuro ti sarà a fare barista bar, okay, della multicenter. Ok, quindi ti piacerebbe continuare questo lavoro? Sì. Ok, e tu sei fidanzato o sei single? Fidanzatissimo. Fidanzatissimo, perché? In che senso fidanzatissimo? Fidanzatissimo con la mia ragazza Simona, Sabatino. E dove sta? Sta sopra. Ah, ok, non si è voluto far intervistare? No. Non ha voluto, ok. No, perché è timida. Ah, ok, è timida. Vabbè, allora la salutiamo lo stesso. Sì. Ok, mandale un saluto. Amore. Allora, io mi chiamo Roberto. Roberto? Ciao. E Francesca Esposito. Ok, quindi Roberto e Francesca. Sì. Voi a quanto pare siete una coppia? Sì. Sì. Ah, ok. Da quanto tempo state insieme? 11 anni. 11? Sì, 11 anni. 11 anni. Da novembre. Roberto, cosa ti piace di lei? A me mi piace il suo modo di vestire. Anzi, non lo testire, anche quando parla bene, no, perché un po' gli accenti che mi piace anche quando parla. E cosa che non ti piace di lei? No, proprio niente. Ti piace tutto? Piove? Piove. Stai bagnando? Sì. Ok, allora spostiamoci. No. Come vi siete conosciuti? Siamo conosciuti in vacanza, in costiera amalfitana. Ok, cosa ti piace di Francesca? A me mi piace, anzi, il suo modo di carattere. A me un po' carattere duro, però lei è più forte di me. Ha un bel carattere? Sì, ha un bel carattere, solo che deve accettare alcuni miei consigli. Ah. Come da, come è testarda? Come da fidanzato. Ok, è testarda? Non proprio una testarda, ma voglio che lei deve cambiarsi un po' il suo bel buon carattere. Ah, ok. E questo non ti piace di lei? No, a me mi piace. A me piace di tutto, okay, anche dei suoi familiari, sono simpatici, anzi sono più felici perché ho scelto solo lei come, okay, la prima fidanzata che è. Poi ho avuto una e io c'ho già lei che... È la tua prima fidanzata? Sì, la mia prima fidanzata. Ok, invece Francesca, cosa ti piace di Roberto? A me piace tutto. Tutto proprio? Sì. Cos'è una cosa in particolare che ti piace? Di particolare il carattere dolce
è sensibile, è un po' capatotto, mi può dire? Sì, certo. Che consiglio dareste a un'altra coppia che come voi sta insieme? Che consiglio date? Io così direi solo una cosa: imparare lo stesso lei da mio fratello per non essere gelosi. Ok, bisogna avere fiducia del... Sì, avere fiducia, anzi avere anche amore eterno, e devono imparare a convivere e stare insieme. Ok. E instaurare un legame. Che cos'è la sindrome di Down? Allora, la sindrome di Down consiste che dobbiamo imparare certe cose, cose per esempio come noi, dobbiamo imparare come si deve parlare bene, per imparare tante belle cose insieme, fare delle squadre di lavorare insieme. E quindi per noi i sindrome dobbiamo imparare tante belle cose insieme, senza arrabbiarsi e litigare le cose vicende. Dobbiamo imparare certe cose, imparare la crescita. La crescita serve questo. I sindrome danno essere amico e amare le persone. Allora, per me essere... Cioè, siamo le persone normali e di avere legami anche con loro, con i ragazzi, cosiddetti normali. A me la sindrome di Down è semplicemente un cromosoma in più, però noi siamo speciali. Collaboratori. E la sindrome Down è come tutti quanti che abbiamo: normali, speciali, normali. E noi siamo così perché siamo cresciuti con la sindrome di Down. Ma questi li fate voi? Sì, facciamo proprio noi. Okay. Le marmellate che facciamo anche come bomboniere solidali. E quindi queste le vendete, giusto? Sì. Okay. Le pesche, pere, fragole, albicocche. E se io li volessi comprare queste, come devo fare? Potete contattare su Facebook. Ok, quindi vi contattano e possono acquistare questi prodotti. Sì, e noi raccogliamo pure l'uva. Ah, questo mi piace. E facciamo anche i spumanti e i vini. Da quando siamo qui, sicuramente, quando siamo qui a Casa Meari, sicuramente le attività si sono ampliate. Come dicevo prima, è un contenitore inclusivo, quindi la nostra volontà è che tutti possano venire a conoscerci, almeno quanto più persone, per rendersi conto di quelle che sono realtà che nascono tra l'altro in strutture confiscate alla mafia, proprio per portare avanti messaggi di legalità e messaggi inclusivi. Quindi noi vi aspettiamo e le porte di Casa Meari sono aperte. Siamo a Quarto, via Nicotera 8. Un saluto. Ciao.